Definito dalla critica mondiale il tenore di Dio. Grazie per essere qui con noi questa sera. Tu hai interpretato in maniera egregia un Adeste Fideles, che è un pezzo del tuo nuovo disco, che è uscito in tutto il mondo e già in una settimana sei piazzato benissimo nelle varie classifiche, quindi ti facciamo innanzitutto i complimenti per questo. Io l'ho ascoltato, ora è bellissimo, vieni qua con me. È bellissimo perché hai una voce stupenda, ma è bellissimo perché tu emani gioia quando parli, quando sorridi e riesci a dimanarla anche mentre canti. Sai, Papa Francesco ha detto che la Chiesa è la casa della gioia. Ecco, tu sei un francescano e sei l'emblema della gioia. È una cosa bellissima. Sì, è un dono che si riceve, è qualcosa che più dai e più ricevi. Ma non ricevi necessariamente dagli altri, ma da Dio, che è una garanzia in più. È bellissima questa cosa. È una cosa, però no, mi è meritato questo applauso. Io una domanda te la devo fare. Ok, ci sono. Però è una roba mia personale. Ma tu non ti arrabbi mai, di la verità. Una volta ti sarà arrabbiata, una. No, io mi arrabbio. Si arrabbia anche lui, sì, mi sento meglio allora. No, mi arrabbio generalmente quando, di fronte alle ingiustizie, alle prepotenze. È giusto. E mi arrabbio, divento furioso, proprio non mi si sta vicino, come il diavoletto della Tasmania. Difficile immaginarti arrabbiato, però capiterà una volta ogni 10 anni. Beh, non capita spesso, ma quando capita i miei confratelli sanno che mi devono lasciare un attimo in pace. Dopo 5 minuti è tutto a posto, però quel momento... Niente, lui è solare anche quando dice di arrabbiarsi, quindi non ci crediamo. Allora, ritorniamo invece al tuo pezzo. Adeste Fidelis, insieme ad altri, so che è stato registrato in una città particolare, a Betlemme. Sì. Ecco, come mai? Ci vuoi raccontare? È stata una scelta un po' con la casa discografica, con il manager, con i frati, tutti insieme. Questa proposta di fare un CD di Natale, di canti natalizi, siamo stati tutti felicissimi. E l'idea di andare a Betlemme, proprio perché c'è questa connessione tra Assisi e Betlemme, che è fantastica, è bella. Hai sentito una magia diversa stando lì? È la prima volta che andavo in Terra Santa e sono rimasto senza parole. Veramente senza parole, per la bellezza, per lo stupore. Mi immaginavo la Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria che andavano in giro per le strade, era troppo bello. È meraviglioso, facciamo veramente un grande, grandissimo applauso a questo grande cantante e un grande uomo, frate Alessandro. Grazie di cuore, grazie. Prima abbiamo affrontato con...